Siamo tornati davanti al distretto sanitario di Pescara Sud e tra l'altro ricordiamo abbraccia 70.000 utenze, il 60% della popolazione di Pescara, quattro ordini di problemi: strutturali, strumentali, organizzativi e di personale. Nello specifico, udite udite, qui c'è un solo ecografo multidisciplinare obsoleto realizzato negli anni 2005-2007 che viene condiviso tra tutti gli specialisti e come potete ben immaginare tanti specialisti, soprattutto i cardiologi, non si trovano a disposizione sempre l'ecografo e hanno difficoltà a fare diagnosi e quindi si ritardano le liste d'attesa, si allungano le liste d'attesa e si dilatano le cure in maniera veramente indescrivibile. Quindi subito nuovi ecografi dedicati tecnologicamente all'avanguardia per far funzionare i distretti e i nostri specialisti. Personale, abbiamo registrato pensionamenti negli ultimi 10 anni non rimpiazzati, quindi una carenza cronica di personale. La struttura, queste sono strutture, edifici fatiscenti realizzati negli anni 60, come anche la medicina dello sport di Via Pesaro e il distretto di Montesilvano, non di proprietà, dove si pagano fior fior di euro di affitto, canone di locazione, strutture non a norma tante volte, pur avendo la AS realizzato due nuovi distretti, uno a Montesilvano e uno a Pescara Sud a San Donato, che sono stati lasciati così in abbandono e mai attivati. Quindi questa è una cosa veramente allucinante. E poi sull'organizzazione c'è ancora una visione ospedalocentrica che penalizza la medicina territoriale. Infatti l'imponente stanziamento di 11 milioni di euro sull'ospedale Covid e non abbiamo visto un euro sulla medicina territoriale. Dovrebbero invertire la rotta, tutto il contrario, perché il distretto qui si fa salute e prevenzione.